Il significato della vita. Ovviamente non mi assumo la presunzione di poterlo avere, di possederlo, di essere il detentore di una verità. Però ho preparato per voi un video molto interessante, ve lo mostrerò nei prossimi secondi, direi ispirazionale. È tanto tempo che non pubblicavo un qualcosa di associabile, di inseribile nella lista della crescita personale, quindi eccomi qui. Vorrò riprendere un po' questa abitudine, magari 2-3 contenuti ogni mese, perché ragazzi, se seguite me, probabilmente seguite tanti altri canali o qualcosa di simile inerentemente non solo agli investimenti, ma probabilmente anche al make money. E quindi ci concentriamo molto sul denaro, sul generarlo sempre di più, sul metterlo a profitto. E direi che a volte rischiamo veramente di dimenticarci di tutto quanto il resto, di vivere troppo in una società con questo concetto di make money, di traguardo, di competizione, spostato verso un'asticella sempre più elevata, come se fosse l'obiettivo finale, quello di morire con più soldi degli altri. E poi è una gara a perdere, ci sarà sempre qualcuno che avrà qualche dollaro o qualche euro più di noi. E ci dimentichiamo di tutto quanto il resto. Mancano ancora pochi secondi, quindi rimanete fino alla fine e poi mi farete sapere cosa ne pensate di questo video che ho realizzato per tutti quanti noi. Ha voglia di condividerlo e allo stesso tempo vi mostro intanto anche questa fotografia. Che cos'è? Ci riflettevo l'altro giorno. Io la mattina sono solito passeggiare oppure uscire in bicicletta insieme ai miei amici in maniera tale da comunque muovermi, stare all'aria aperta e non mettermi immediatamente da avanti al computer, quindi ho questa possibilità che mi sono costruito nel tempo, ovvero di gestirmi autonomamente gli orari del mio lavoro senza chiedere il permesso a nessuno, e questo vale anche per le ferie. Guardate, qui c'è il vuoto, il nulla cosmico, che per me in realtà è il pieno cosmico, vuoto nel momento in cui noi parliamo di manufatti umani o di persone, si vede ben poco in tal senso, no? E quindi c'è tanto dominio della natura. Ecco, sono seduto su una panchina che si trova a 10 minuti a piedi da casa mia, non mi trovo chissà dove, e addirittura io vivo vicino al centro storico della città in cui mi trovo in questo momento, eppure questa panchina che offre tale scenario è sempre vuota. Ho la sicurezza di potermi rilassare là con le mie cuffiette, ascoltarmi 10 minuti un po' di musica, ricaricarmi in questo scenario. Ed è veramente assurdo come a pochi passi, a 3-4 minuti, 5 minuti al massimo a piedi, ci siano strade piene di macchine con gente in movimento, persone frenetiche, con... in realtà vivo una situazione tranquilla, ma voglio dire, si incontrano tanti esseri umani che vanno su e giù in auto, che hanno lo sguardo sullo smartphone, e invece su quella panchina che offre questo scenario non c'è mai nessuno. Quindi mai nessuno che sceglie 10 minuti, che si sceglie un momento, magari c'è anche, ma io in anni non ho mai incontrato questa persona, ragazzi, che sceglie di rilassarsi, di contemplare un attimo la natura, di godersi quella che è veramente la magia. Perché secondo me le cose più belle di questo mondo hanno un costo pari a zero. Ad esempio, passeggiare in riva al mare, respirare la natura, sentire le onde, o semplicemente dove stavo lì io. Avevo degli uccellini attorno, i cinguettii. Guardate, ragazzi, era qualcosa di magnifico d'inverno, così con il sole che ti scalda. Veramente un qualcosa di fantastico, di mille volte più prezioso, e qualcuno potrebbe dirmi: ma se tu dici che è più prezioso quello è perché probabilmente non ti puoi permettere, non so, una Ferrari, no? Ragazzi, io potrei anche permettermi in realtà una macchina di lusso, ma non me ne frega assolutamente nulla. Con i miei soldi io mi compro questa libertà. Quindi andrei a minare la libertà di poter decidere quando vivere questi momenti, con chi dico io e quando dico io. Ed è veramente un qualcosa di inestimabile. Conosco delle persone che hanno più risorse di me, ma non le invidio assolutamente. Fanno una vita, per quanto mi riguarda, terrificante, ovvero è un inseguimento continuo nella protezione o nell'espansione di ciò che si ha. E per mille motivi. E ricordiamoci, ragazzi, che noi non siamo proprietari di niente. Noi siamo dei custodi temporanei, perché poi andremo sottoterra o comunque in un qualcosa di equivalente, e quindi lasceremo ai posteri quello che abbiamo accumulato. È soltanto una custodia temporanea. Quindi cerchiamo di invece vivere al massimo quelli che sono
le magie della vita. Io adesso vi condivido questo video e vi saluto. Cosa significa vivere? Perché siamo qui? Qual è il nostro scopo? Sono domande che tutti ci siamo posti almeno una volta, domande che ci hanno fatto riflettere, dubitare, sperare. Domande che non hanno una risposta facile, una risposta unica, una risposta definitiva. Forse pensate che la vita sia un mistero, un enigma, un destino. Forse pensate che la vita sia una sfida, una lotta, una prova. Forse pensate che la vita sia un dono, una gioia, una benedizione. Ma vi dico una cosa. La vita non è una questione di trovare un significato, ma di crearlo, di scegliere ogni giorno cosa fare, cosa amare, cosa sperare, di dare valore a ciò che abbiamo, a ciò che siamo, a ciò che possiamo essere. Come si fa a creare il significato della vita? Non c'è una ricetta universale, ognuno deve trovare la propria. Ma per me il significato della vita si basa su tre cose: la passione, la compassione e La l'azione. passione è ciò che ti fa alzare la mattina, ciò che ti fa vibrare, ciò che ti fa esprimere il tuo potenziale. La passione è ciò che ti fa scoprire le tue passioni, i tuoi talenti, i tuoi sogni. La passione è ciò che ti fa vivere con entusiasmo, con curiosità, con coraggio. La compassione è ciò che ti fa connettere con gli altri, ciò che ti fa sentire, ciò che ti fa contribuire al bene comune. La compassione è ciò che ti fa capire le emozioni, le necessità, le aspirazioni degli altri. La compassione è ciò che ti fa vivere con gentilezza, con generosità, con umiltà. L'azione è ciò che ti fa trasformare i tuoi sogni in realtà, ciò che ti fa crescere, ciò che ti fa cambiare il mondo. L'azione è ciò che ti fa mettere in pratica le tue idee, le tue competenze, le tue risorse. L'azione è ciò che ti fa vivere con impegno, con responsabilità, con determinazione. Queste tre cose, la passione, la compassione e l'azione, sono le chiavi per creare il significato della vita. Ma non si trovano, si scoprono. Si scoprono provando cose nuove, incontrando persone diverse, affrontando sfide diverse. Si scoprono ascoltando il proprio cuore, seguendo la propria intuizione, credendo in se stessi. Si scoprono vivendo, semplicemente vivendo. Vi invito quindi a vivere con passione, con compassione e con azione, a vivere con significato, perché la vita non è solo un insieme di giorni, di ore, di minuti. La vita è un'opera d'arte e voi siete gli artisti. Fate della vostra vita un capolavoro.